questa mattina con questa consegna di un'isola ecologica mobile e con la collaborazione di un'altra azienda pubblica di Ancona che dovrebbe collaborare con la nostra azienda, con la SIA, dimostriamo che mentre affrontiamo l'emergenza drammatica con le migliaia di tonnellate di rifiuti per l'estate di Napoli, che sono la nostra assoluta priorità, e stiamo lavorando insieme con le altre istituzioni, devo dire che purtroppo ci hanno un po' lasciati soli in questo momento, senza garantirci le quantità necessarie per ripulire la città. Vogliamo anche dire con questa manifestazione che noi dobbiamo anche progettare il futuro e guardare al ritorno all'ordinario nella città di Napoli. Questo è un esempio. Nei prossimi giorni apriremo 10 isole ecologiche in tutta la città, che insieme a questo modello che va posizionato nelle piazze dove non è possibile avere isole ecologiche molto grandi e dove ci sono comunque flussi di turisti, e insieme a impianti di compostaggio e raccolta differenziata porta a porta, diciamo, costruiamo già il futuro per la città di Napoli. Questa è un'attrezzatura Igenio, che è un sistema di raccolta differenziata, la possibilità, essendo un'isola mobile, di arrivare in un posto predefinito e segnalato e conosciuto dai cittadini, viene scarrato. Dopo, quando è stato posizionato a terra, si può conferire o con una chiavetta microchip che è stata consegnata agli utenti e che registra le volte in cui viene conferito, quante volte l'orario di conferimento, o senza chiavetta. Una volta finito terminato il tempo di permanenza, viene ricarrato, si solleva e riportato nell'isola, dove una vasca alla volta viene votato nel contenitore del rifiuto che è stato differenziato. Allora, sono in questo momento in atto tutti gli sforzi possibili per recuperare l'arretrato, recuperare i rifiuti che giacciono in strada. Le difficoltà significative le abbiamo nello smaltimento. Nel momento in cui riusciremo ad avere risposta alle difficoltà di smaltimento che stiamo incontrando, recupereremo l'arretrato. La gravissima situazione nella quale ci troviamo è essenzialmente dovuta a questa, non già alle difficoltà della SIA nel raccogliere, ma allo smaltimento.